Anni fa, quando feci primo fine anno, qua regalai a tutti i dottori il pennino con tutti i PDF, tutti i libri, Massironi, Fradeani, sono tutti libri da 300-400 euro. L'accesso alle informazioni, ok? Sono tornato quando era l'anno scorso, volevo salutarlo proprio per ringraziarlo. Io senza quell'uomo non sarei qua. Perché c'avevo una fame di curiosità lì in biblioteca, ho conosciuto altre persone che mi hanno poi portato in America lì. Io in cambio gli facevo il sito web perché sapevo fare il sito. E lui c'aveva, però era studiato, sapeva dove, e mi portava dalle persone giuste. Qua segui lui, lascia stare quello, quella è pubblicità. E volevo salutare. Vado, chiusa spostata all'università, ho detto, vabbè, va, andiamo là, gli anni ampliati, vado lì, poi la biblioteca, no, ora accorpata insieme a quella, vado lì, c'è Ghedo, no, non c'è, non lavora più qua, la biblioteca, volevo vedere, ah sì, sotto, li hanno messi chiusi, sotterraneo, i libri, hanno fatto sparire i libri, la libreria, da denuncia. Una delle migliori librerie che venivano da Roma, da Torino, da Venezia, venivano per le riviste che c'erano lì in abbonamento, libri gratis proprio, cioè, perché l'informazione ti dà competitività, ti servono ignoranti. Esci dall'università ignorante che c'hai meno, più gente che fa danni e tu devi riparare i danni, capito? Gli fai credere anche che tu sei bravo, gli insegni poco, quindi la carenza di informazioni li farà sentire in difetto e quindi meno bravi di te, e quindi all'improvviso tu diventi più bravo. Ma perché loro non gli ha insegnato niente, ok? E allora me le dicevano a me queste cose, dicevano aprirti lo studio qua e vattene dalla Sardegna. Io ero bravo ad ascoltare e chiedere a chi era più grande di me, chi aveva più esperienza. La mia fortuna, non aver avuto il padre dentista, non aver avuto lo studio. Meno male, se avessi avuto padre dentista sarei. Avrei avuto solo una visione del mondo, invece ho avuto tante visioni del mondo e buoni consigli che tutti, chissà perché, mi dicevano tutti vattene, decolla, lì sotto i piedi, mi dicevano vattene lì, perditi 2 mesi a Boston, perditi un anno di là, vai a Los Angeles, vai, e mi contami, fai il giro sempre più largo, alla fine tornavo, era sempre più stretto. Questa è anche la storia di chi si ritrova anche a sapere troppo. A volte l'ignoranza è un bene, ok, meno scelte, meno. Però quando poi sei troppo e ti rendi bene conto di quello che succede, dici, ma io me ne vado là. Ok, perché un pazzo direbbe a Liviu, ma che tu da Londra te ne vai a vivere a Chisinau. Stai a Londra, stai sulla giovane, eccetera, c'hai moglie e te ne vai a Chisinau. No, perché lui ha capito dove va il mondo. Ha capito che Londra non le fai queste cose. Fai il ponticello, fai. Ma se lui vuole diventare un guru a livello mondiale, deve salire sul nostro carro. Il problema è che poi per fare queste cose a Londra cambiano i prezzi. Che più alti dice o più bassi? C'è Più alti. la pressione fiscale al 55%. Non solo quello. Non ha competitività. Hanno L'unica anche. competitività che è per il fatto, non so, per le società di capitali, queste cose qua, Ah, insomma, beh, per quello che c'è stata quello la in tutto il Brexit. mondo. Però a livello odontoiatrico, uno che vuole fare eccellenza, qualità e lavori complessi, non ha senso che viva là. Però è un peccato che debba essere così. Think different, è un'opportunità. Sì, lo so. È un'opportunità per avere una vita migliore per i tuoi figli. Qua crescono bene i figli. Crescono, le hai viste le zucchine, le melanzane, naturali. L'obiettivo è quindi che cosa? Eccellenza. Va bene, vi ho spiegato oggi un pezzetto, una storiella con dati, con fatti, che esistono due modi di vivere al mondo, che okay? O fine a se stesso, per fare cassetta, per arrivare a fine giornata o a fine mese, pagare l'ENPAM, pagare le tasse, eccetera, oppure perché vuoi davvero lasciare un impatto, l'impronta, fare qualcosa di entusiasmante. Io saluto ora il gruppo, chiudo la diretta. Oppure c'hai la possibilità appunto di fare la differenza e vivere un'avventura con un gruppo
che diventano anche la tua famiglia, diventano le persone con cui passi il Natale, Capodanno, con cui giriamo il mondo, con cui facciamo i corsi, suoniamo la nostra musica. E Ok, tutte altre cose, dai. vogliamo suonare la nostra musica. Non è... Tutti devono essere liquidi, importanti, 80 cervelli. Me non mi vedete mai operare per questo motivo, ho detto stamattina. Mettiti qua e fai crescere gli altri, così cresci una squadra. Tu pensati se l'allenatore dovesse giocare al posto di tutti i giocatori. E l'allenatore che ti dice, bravo, sei stato, ti dice, fai schifo, migliora. Ok? Ci sono... Non è quello lo standard. Ok? Anche oggi vado sul dottori, no, sui tecnici, gruppo tecnici, eravamo 3D Smart, gliel'ho detto. Che me, Phil Reddington, gli ho detto, questo è il mio guru. Lui mi ha detto, no, Mazzolta, eccetera, hanno mai molta più esperienza. Gli ho detto, no, non è esperienza, è molta più dedizione, ok? Occhiali ingrandenti, gli ho detto, non vi vedo con gli occhiali ingrandenti. Usate gli occhiali ingrandenti, voi fate gioielli di lusso, ok? Non state facendo denti. Hai visto un orefice senza gli occhiali ingrandenti? Perché sono lavori molto piccoli. Ok, se io voglio l'iperrealismo, gli ho detto, 4x, ho 4 volte più dettagli, gli ho detto, basta, non voglio vedere lavori VGA, gli ho detto, voglio lavori full HD. Okay. Io con un'immagine rendo l'idea, ti faccio l'imprinting. Sono bellissimi i lavori, nel senso che sono ottimi, ma io voglio l'eccellenza. L'eccellenza. Abbiamo occhi. La tecnologia nostra. Cercate di fare un lavoro in formato full HD. 4K, anzi. Ora è full HD, poi passiamo al 4K. Stati tutti in silenzio dopo. Hanno capito il concetto. È un'immagine che rende quello che voglio, spronare sempre di più. Poi cosa ne fai? Ne metti uno che è eccellente, allora iniziano a vedere e dirà, ah, ed diventa il motivo di ispirazione. Però loro sono già una squadra eccellente.